Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Free FPV Films. Oggi facciamo per la prima volta un vero e proprio test completo del mio Air 3S, che abbiamo testato la settimana scorsa appena uscito con i suoi principali concorrenti, e con cui è stato fatto il confronto con Air 2S, Air 3, lui e un pochino di Mavic 3 Pro. Ed è proprio con questa macchina che oggi voglio andare a rispondere alla domanda che mi avete fatto nei commenti voi. Io vi invito come sempre, se avete suggerimenti per video da fare, a farmelo sapere, perché come vedete vi tengo in considerazione. E la vera domanda di oggi sarà: Air 3S o Mavic 3 Pro? Quale è effettivamente di queste due macchine quello migliore, quello che ci dà le migliori clip? Intanto io ho diverse considerazioni da fare su entrambi i droni a livello teorico, ma prima di riempirci la testa con tanti tecnicismi e con difetti, rumors che sono usciti sull'Air 3S e formati di registrazione, io vi dico passiamo direttamente alle immagini. Per questo test ho scelto tre location differenti tra loro in tutto, e la prima di queste ce l'ho vicino casa ed è Monteriggioni, in una giornata nuvolosa variabile con momenti di sole e momenti di ombra. In questo momento ho tutti e due i droni per aria e andrò a registrare una clip fissa aspettando il cambio di luce, perché come vedete intorno a me il tempo oggi è molto molto variabile. Le altre le faremo con la stessa traiettoria, cercando di mantenere una coerenza il più possibile veritiera, in modo da vedere come lavorano queste due camere. In questa ripresa state vedendo Air 3S con il suo profilo di log M e Mavic 3, in questo caso lo standard, con profilo di log classico. Per poter avere un'idea del risultato dobbiamo andare ad applicare sopra la LUT ufficiale, che ci restituisce i colori così come sono stati registrati in quel momento, senza alcuna modifica da parte mia. L'Air 3 sta registrando in log M, mentre il Mavic 3 standard l'ho settato su di log puro. Questo per poter andare a tirare fuori da entrambi i droni la massima risoluzione possibile, e in fondo al video parleremo anche di questo. Le clip registrate con il Mavic 3 sembrano un po' più scure rispetto a quelle fatte con Air 3S, ma la vera differenza la notiamo nei colori e nella pasta. L'Air 3S sembra essere molto molto definito, troppo forse, mentre il Mavic 3 ricorda più la pasta di una vera fotocamera cinema. I suoi colori sono molto più naturali, possiamo vederlo anche sull'erba. L'Air 3S sembra quasi che sia stata verniciata, che sia fluo, mentre invece sul Mavic 3 è tutto perfetto. Ovviamente questo file va post prodotto, ma così state vedendo più o meno quello che ha potuto catturare il sensore con una LUT applicata sopra, quindi è come se stessimo guardando un file normale ma con l'istogramma completamente aperto. Certo è che se dobbiamo tenere un'immagine così com'è senza andare a lavorarla, quella del Mavic magari è un po' spenta, mentre invece quella dell'Air 3S è già pronta per essere data a un ipotetico cliente finale, ma se andiamo a ritoccarla la cosa cambia, e anche parecchio. Per ora abbiamo visto una condizione, ma dobbiamo andare a testarli anche su un soggetto diverso. Per un test migliore e veritiero sono venuto a Trevi, un paesino dell'Umbria davvero caratteristico, pieno di vicoli, di situazioni anche un po' difficili da riprendere, dove andare a cercare di tirare fuori il meglio possibile con il mio DJI Air 3S. Purtroppo il meteo è un po' guastato, speriamo che si riprenda un po' durante la giornata, perché speravo davvero di poter fare qui un bel tramonto. Con la scusa del confronto con il Mavic 3 Pro realizzeremo qui a Trevi un video dedicato a questo paesino, niente di eccezionale, ma per avere un'idea di quello che possiamo fare con il nuovo Air 3S direi che un borgo storico è la migliore soluzione. Mi accompagna in questo viaggio anche il mio amico Nicola di Hang on the Road, che si è portato il Mavic 3 Pro con cui faremo il confronto, e un piccolo FPV con cui andremo a creare alcune clip per rendere il video un po' più completo. I ruoli si sono invertiti, ormai è Nicola che vola in FPV e io che volo con il Mavic. It's
iniziando man mano a prendere dimestichezza con le dimensioni, posso azzardare a utilizzare questo drone come facevo con il Mavic 3. Ed è per questo che per il confronto medie luci voglio andare a fare un confronto in un vicolo. Un vicolo di Trevi dove abbiamo una esposizione esageratamente scura come quella del muro e una tendente al bruciato, quella del cielo. A confronto AR3S con il profilo di Log M, con Mavic 3 Pro con profilo sempre di Log M e di Log classico, per vedere quali dei tre sistemi di colorimetria riesce a catturare la miglior immagine possibile. Decolliamo. Attenzione bene ragazzi, perché la chiave del filmato è tutta qui. Se noi riprendiamo in una situazione dove c'è un forte contrasto tra le esposizioni, vediamo veramente qual è il profilo colore e il drone che lavora meglio. Ve l'ho detto tantissime volte, il profilo di Log M è un profilo bellissimo per chi non è capace a fare post produzione. Per chi purtroppo invece come me gli piace andare a tirare fuori il massimo dall'immagine, ci limita tanto. Se guardate l'immagine di questo vicolo realizzata anche solo con lo stesso Mavic 3 Pro, tra il D-Log M e il D-Log normale c'è un abisso, ma tra l'Air 3 in D-Log M e il Mavic 3 Pro in D-Log penso che sia abbastanza evidente che c'è tanta differenza. Il muro sia al lato destro che al lato sinistro è più sovraesposto. Se inseriamo una piccola curva probabilmente riusciamo a riportare il cielo a un'esposizione corretta, insomma la differenza c'è. Ma per le conclusioni aspettiamo la fine del video. Successivo test, le due cam tele 3x a confronto entrambe con lo stesso profilo di Log M. Potete notare come oltre alla qualità l'R3S devia sul colore viola, cosa che invece non è successa in questa clip, dove anzi ci inganna un po' il profilo colore e sembra essere più definito. Cam grandangolare, anche qui l'R3S e il Mavic 3 sono stati messi in Log M e l'R3 devia sul rossiccio violaceo, cosa che forse si nota ancora di più una volta applicata la LUT sul profilo di Log del Mavic 3 contro il D-Log M dell'AR3S. Si nota davvero una differenza d'esposizione notevole, anche perché considerate che qui sto applicando la LUT Vivid, quindi sempre ufficiale DJI, ma pensata per i paesaggi. Se andiamo a applicare la LUT normale sul Mavic 3 ci accorgiamo che l'immagine è ancora più smorta e quindi molto molto più lavorabile. Per dare il parere definitivo su queste due macchine manca ancora un test che non ho potuto eseguire a Trevi visto che il tramonto mi ha preso con le riprese un po' più energiche, diciamo. Oggi che siamo in tranquillità possiamo ripeterlo, ed è il test alle basse luci, che è esattamente quello che si sta verificando in questo momento. Un tramonto leggermente oscurato, un po' di colore, un soggetto completamente nero in controluce come il castello di Strozzavolpe. Qui verificheremo davvero come si comportano le due macchine a livello di esposizione per basse ed alte luci in una situazione molto molto difficile. Decolliamo. In queste inquadrature low light si riesce a vedere come il Mavic 3 abbia più luce rispetto all'AR3S. Abbiamo fatto lo stesso test in notturna anche nella città di Trevi. Qui ho voluto effettuare due riprese per ogni drone, una per l'esposizione automatica e una con i corretti parametri di esposizione manuale, così da verificare non solo come lavora la macchina in automatico, che di giorno è sempre molto più semplice, ma anche proprio cosa può fare se la tiriamo noi ai corretti parametri. Il risultato dimostra un R3S che tende a sovraesporre e a rovinare l'immagine in automatico, mentre se impostiamo noi i corretti parametri per non far venire la grana, abbiamo un'immagine molto molto più buia. Se oltretutto provate a fare post produzione e a ritirare su le luci del file dell'R3S, beh, non è detto che riusciate a recuperare roba, mentre invece con il Mavic 3, con il profilo di Log, la cosa si fa veramente sentire. C'è più gamma,
c'è più colore, magari abbiamo dei bordi leggermente meno definiti rispetto all'i3S. C'è una cosa strana però che voglio farvi notare su queste due immagini: il file dell'i3S sembra più luminoso di quello del Mavic 3. Questo perché è come se ci fosse stato applicato un filtro denoise direttamente dal drone. Se osservate attentamente, l'immagine del Mavic 3 sgrana leggermente, mentre quella dell'i3S resta pura. La differenza dove la notiamo? Quando andiamo a lavorare e vogliamo dare un look un po' più cinema alla nostra immagine, il file dell'i3S comincia a sembrare un cartone animato, mentre invece quello del Mavic 3 magari sgrana ma resta un file con un'ottima pasta, un'ottima lavorabilità. Questo almeno al mio occhio da PC, non so se da YouTube poi si riuscirà a capire questa cosa. La differenza tra queste due macchine la notiamo in piena luce, di notte, sempre, perché abbiamo un file molto più lavorabile sul Mavic 3 rispetto all'i3S. E qui veniamo alla famosa conclusione con le notti dolenti. Avrete sentito parlare online sicuramente dell'effetto anti-aliasing, effetto Moiré dell'i3S, e ebbene sì, lo fa davvero. Anche a me è capitato, in una sola clip, mentre riprendevo il campanile della città di Trevi, si vedono tutti i mattoncini che sfarfallano. Il filtro anti-aliasing è una cosa che praticamente tutte le nostre camere hanno e che serve per poter andare a smussare un po' i bordi netti delle superfici per non andare a creare degli artefatti. Beh, in questo caso DJI sembra che abbia scelto di non metterlo, questo filtro. Non immaginatelo come un filtro fisico, ma proprio è un algoritmo che va a ricercare i bordi e a scancellare, anzi a smussare un po' con dei pixel neutri. Se lo leviamo otteniamo degli stranissimi effetti di cromia alterata, di artefatti, e succedono queste cose qua. Credo sia un difetto per un drone che costa 1600 euro enorme, però c'è da dire che a me l'ha fatto in una sola clip. Mi auguro veramente che venga risolto in digitale con un aggiornamento firmware, anche perché DJI ti dà un drone che ha la migliore interfaccia possibile, il sistema camera più evoluto che c'è dopo il Mavic 3 Pro, un radiocomando con il miglior segnale possibile, il LiDAR, tantissime cosine interessanti, e poi andiamo a avere una camera che non performa correttamente in condizioni dove il drone si può trovare spesso, come il tetto di una casa o un campo verde dove ci sono delle eco tra i fili d'erba. Un difetto che invece secondo me vi mette davvero in difficoltà di questo i3S è l'autofocus. Ho buttato via più di una clip perché il mio soggetto andava a sfocare e il drone magari agganciava qualcosa sullo sfondo o di lontano, e purtroppo vi trovate la vostra clip con un barco di messa a fuoco che ve la fa buttare via, perché voi avete dei secondi dove manca veramente il focus giusto sul vostro soggetto. Questo secondo me è un problema enorme, e non lo fa una tantum ma lo fa molto molto spesso, soprattutto in situazioni low light dove la luce mette in difficoltà un po' l'algoritmo. Avete un drone che vi riconosce le facce del soggetto, che vi fa il tracking del punto nel vostro schermo che si muove, ma appena cambia un pochino la luce va completamente in tilt. Dal punto di vista qualità invece ci troviamo di fronte secondo me a un drone che ancora non riesce a battere il Mavic 3 Pro in nulla, ma perché abbiamo un file che, ricordiamolo sempre, è un 4.2.0, quindi lo lavoriamo molto peggio rispetto a un 4.2.2 che invece è pensato per poter andare a fare più post produzione. Se a questo ci unite un profilo di log che è molto più aperto rispetto al D-Log M dell'i3S, anche se poi in realtà se andate a guardare le schede sul D-Log M ci sono più stop di luce, sì, tutto vero, ma quando andiamo a fare post produzione si nota che il D-Log lo lavoriamo come ci pare, piace, e questa cosa io l'ho detta fin dal primo giorno. Purtroppo online troverete tantissimi tutorial su come si usa questo drone in HLG, in normal. Ragazzi, l'HLG e il normale sono profili derivati dal D-Log, quindi è inutile andare a fare una comparazione tra quei profili. Lì troviamo il drone che vi dà un file già cotto e mangiato
pronto per essere spedito sui social o per una lavorazione veramente minima. Ma se vogliamo il massimo dalla post produzione dei nostri file, dobbiamo usare il D-Log. Questo almeno finché non andiamo a registrare in formati RAW, ma questa è un'altra storia. Le mie impressioni quindi mi dicono di continuare a tenermi stretto, almeno finché non verrà sostituito il mio Mavic 3 standard, perché ancora riesce ad avere una gamma cromatica più elevata rispetto a quella dell'Air 3S e anche una corretta esposizione alle basse luci, specialmente quando ci troviamo in situazioni di contrasto molto forti come quella nel vicolo. E io col drone nei vicoli ci volo davvero davvero spesso, nelle mie città e nei miei borghi. Bene ragazzi, fatemi sapere anche voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Non è questo l'ultimo video dell'Air 3S, ma ce ne sarà un altro in cui, se mi fate sapere cosa vi interessa andare a testare, cercherò di provarlo per voi. Io vi rinnovo l'invito a iscrivervi per non perdervi nuovi contenuti e nuovi video sempre inerenti l'ambito dei droni, sull'Air 3S e su tante altre novità. Un saluto a tutti da Marco.